Agrigento, al Museo Archeologico Regionale Griffo, è stata inaugurata la mostra Sciascia e le arti visive, un sistema di conoscenza dal fisico al metafisico, riflessi di critica d'arte sul Novecento. L'iniziativa è promossa dallo stesso Museo San Nicola, diretto da Gabriella Costantino, in collaborazione tra gli altri con l'ente Parco Valle dei Templi, diretto da Giuseppe Parello. Il parco sta partecipando a questa mostra perché su richiesta della dottoressa Costantino, che ha avuto qualche problema familiare, ci ha chiesto, diciamo, di collaborare nell'organizzazione. Noi l'abbiamo fatto di buon grado, come sovente capita, diciamo, tra istituti che appartengono al Dipartimento dei Beni Culturali. È una bellissima iniziativa. Ma non è la sola, diciamo, che stiamo condividendo in termini di collaborazione e di sinergia con il museo. La mostra è anche interessante sul piano scientifico, poi ve ne parlerà meglio la dottoressa Costantino, però trae spunto dagli interessi artistici di Leonardo Sciascia, che vengono valorizzati attraverso una campionatura esemplare dei migliori artisti figurativi del secondo dopoguerra, da Guttuso a Fausto Pirandello, per citare solo qualcuno. Ci è sembrato opportuno rendere omaggio e ringraziare questo scrittore diciamo, valutando un aspetto meno attenzionato del suo lavoro, che è quello di Sciascia critico d'arte. Questo è anche corrisponde ai miei studi di storico dell'arte, quindi fra l'altro limitatamente con una mostra, limitatamente in questo caso alle arti figurative del Novecento, ai pittori con cui lui appunto ha avuto rapporti di amicizia, di lavoro, oppure di comuni ideali politici come Guttuso. E quindi, diciamo, iniziare questo percorso assieme anche al Comune di Racalmuto, e l'intenzione è quella di realizzare al Castello di Racalmuto un museo appunto che riguarda questo aspetto, Sciascia e le arti visive, per continuare col Novecento. Confermo il lavoro che sto facendo al Museo regionale di Agrigento, quale museo diffuso nel territorio, punto di riferimento e di partenza di un polo museale e culturale di tutto il territorio.